Amici e amiche carissimi, siamo giunti alla 33esima puntata, sono già un po' di questo lungo ciclo di catechesi e dedicato alla sana dottrina cattolica. Sappiamo che già da qualche puntata stiamo scorrendo la sezione del catechismo dedicata al sesto comandamento, che è molto lunga ed articolata e seguendo il catechismo necessariamente le puntate si vanno moltiplicando e sicuramente questa non sarà l'ultima, perché il cammino che ci attende è ancora lungo, perché abbiamo visto la prima parte, quindi il discorso sulla castità in generale, concludendo la volta scorsa con le offese alla castità. Adesso si introduce il lungo capitolo dell'amore degli sposi, quindi oggi in particolare l'amore degli sposi e la sessualità. Ormai capiamo, e abbiamo visto nelle puntate precedenti, l'importanza di questo termine. Quindi nella Chiesa si parla di sessualità, non si parla di sesso. Abbiamo già spiegato la volta scorsa, quindi non c'è bisogno di tornarci ancora. Quindi l'amore degli sposi e la sessualità degli sposi. I bellissimi numeri 2360, 61, 62 e 63 del Catechismo, dove con linguaggio sobrio, come nello stile della Chiesa, però evidentemente io darò degli input per decodificarlo, perché praticamente con un linguaggio bellissimo, elegantissimo, e il Catechismo Nuovo dice, ecco perché bisogna fare attenzione, però dice ciò che gli antichi manuali di morale sessuale, ce n'è qualcuno online in giro, insomma, se qualcuno vuole andarsi a fare una cultura, dicevano con linguaggio, diciamo, molto più crudo, molto più diretto, insomma, entrando anche in particolari, per la verità, un po' forti, un po' scabrosi. Ecco, e sapete, cioè, questa forma, diciamo così, il linguaggio, come dire, comunque tu ti muovi, c'è sempre dei pro e dei contro. Spiego. Se tu usi un linguaggio fermo, forte, diretto, chiaro ed esplicito, l'abbiamo già detto altre volte, dai degli scossoni molto forti alla coscienza. Può in generare, certamente la chiarezza ne giova, può essere utile per le coscienze, diciamo così, perverse, corrotte, perché siano scosse. Anche per le coscienze buone, perché siano ulteriormente formate. Ecco, certamente ci sono alcune controindicazioni che una larga parte, diciamo così, di persone non disposte, sia tra i buoni che i cattivi, sentendo un linguaggio di quel genere, si rivoltano, si ribellano, fanno peggio, proprio si chiudono completamente. Allora c'è il linguaggio sobrio, che è quello del catechismo. Il linguaggio sobrio, attenzione, è molto rispettoso di un aspetto che io sono venuto maturando nel corso degli anni e che continuo a ripetere e non mi stancherò mai di ripetere abbastanza, perché è un aspetto, lasciatemelo dire, divino, divino nel senso che è molto caro alla divinità. Allora, un linguaggio sobrio è un invito alla riflessione. E quindi che cosa significa? Cioè, tu devi chiederti che significa questa espressione, cosa c'è dietro? Quindi è un invito ad approfondire ulteriormente, a cercare ulteriormente. E se tu fai questo, tu acquisirai un valore non in maniera, come dire, quasi che hai sentito una violenza che ti è piombata addosso, una grandine di precetti, tutti quanti veri e santi, diciamo, anche se posso fare, devo fare forza così, facciamo qualcosa. No, ma hai avuto modo di digerire, riflettere, elaborare. Questo vale per tutte le cose, figlioli miei cari, cioè, specialmente in questo momento storico che stiamo vivendo, cioè, questa capacità di elaborare deve essere assolutamente maturata, d'accordo? Perché tutte quante le scelte della nostra vita significative non possono essere fatte a casaccio, o semplicemente andando dietro. I romani dicevano "Lit quod plerunque accidit", cioè ciò che accade per la maggior parte dei casi, oppure quello che
oggi è diventato cultura, perché la cultura oggi non ci aiuta. D'accordo? Né si può soltanto andare dietro, ho detto altre volte, a figure autorevoli o rappresentative, una sorta di oracoli, capito? Cioè nel Medioevo si diceva ipse dixit, non so se conoscete questa espressione, chiunque ha studiato la conosce, no? La scolastica, fondata da, non fondata, perché che raggiunse l'apogeo con San Tommaso d'Aquino, si fondava su una rilettura dell'aristotelismo. Quindi quando veniva citato Aristotele, Aristotele non si discute. E c'era questa frase, ipse dixit, l'ha detto Aristotele, se Aristotele dice camminiamo a testa sotto e a zampe per aria, l'ha detto lui, quindi si deve fare. D'accordo? Il principio di autorità, il ricorrere ad una figura significativa, è debole, perché il valore non è tuo, tu stai bevendo una cosa che ti viene da una persona che per quanto possa essere rappresentativa, l'ho detto altre volte, figlioli miei cari, lo dico tranquillamente senza nessun problema. Io ho visto con gli occhi miei persone che in passato, avendo ascoltato alcune cose che io dicevo, hanno, come dire, conformato il loro stile di vita interiore ed esteriore a certi modelli. Dopodiché, come può accadere, le strade si sono separate oppure c'è stato, come dire, un processo di delusione, d'accordo? Oppure semplicemente si è trovato qualche altra figura rappresentativa. Cioè, insomma, io ho visto queste stesse persone, perché poi adesso con i social, con le cose, è molto facile vedere e avere informazioni, avere comportamenti diametralmente opposti. Io ho sofferto tanto, e non soltanto per loro, ma anche per me, perché mi sono chiesto, dico, ma tu sei contento di questa cosa? Cioè, mi dispiace perché vuol dire, e io per questo mi sono fatto un esame di coscienza, io non ho trasmesso un valore, me la prendo io la colpa. Non ho trasmesso un valore, perché se tu predichi in maniera, come dire, forte, irruenta, decisa, diciamo, con il proprio stile, la persona che in quel momento ti riconosce come autorevole, t'ascolta, ma se poi perde la stima della tua autorevolezza, perde il valore. Ma attenzione, quello che io dico non sono idee mie personali. Io quando parlo in queste sedi non dico idee mie personali. Io parlo a nome di Cristo e della Chiesa, sono un ministro di Cristo e della Chiesa. Quindi, cioè, quello che dico, se tu lo metti in pratica, non stai dicendo quello che dice Don Leonardo. E non lo devi mettere in pratica quello che dice Don Leonardo, perché quello che dice Don Leonardo non conta niente, non conta. Tu devi mettere in pratica quello che dice Cristo, quello che insegna la Chiesa. Allora, perché tu possa essere aiutato, è bene che questo processo lo elabori. Lo stile del nuovo catechismo è in quest'ottica, in questo orizzonte. La dice la verità, non è che non la dice, abbiamo sentito i termini usati la volta scorsa, cioè il termine masturbazione, che è un termine, insomma, violento. Quando è necessario si usa. Il termine fornicazione è un termine diretto. Ne userà altri, d'accordo? Però lo stile è introdurti, è farti capire, è fartici arrivare. Perché quello che tu interiorizzi, dopo quello è patrimonio personale. San Paolo dice: se un angelo del cielo o qualcun altro venisse a predicarti un altro Vangelo, sia anatema, ma non perché te l'ho predicato io, ma perché il Vangelo che ti ho predicato è il Vangelo di Gesù Cristo. Quindi se qualcuno ti predica una cosa diversa, non va contro di me, ma va contro Gesù Cristo. Ma perché questo processo possa nascere, tu devi capire che oggetto della predicazione non è l'idea dell'oracolo X, ma è il Vangelo di Cristo. E tu questo lo devi capire e lo devi interiorizzare. Scusate il preambolo, adesso andiamo perché sennò ci perdiamo in preamboli. 2360. La sessualità è ordinata all'amore coniugale dell'uomo e della donna. Bellissima già questa frase. Nel matrimonio l'intimità corporale degli sposi, attenzione, diventa un segno e un pegno della comunione spirituale. Tra i battezzati, i legami del matrimonio sono santificati dal sacramento. Cioè, per forza che ci mettiamo un sacco di tempo. Io su queste quattro righe
Potrei starci a riflettere mezz'ora, mo faremo 2 minuti, ma sono bellissimi. Io quando le sento vado in estasi. Allora, numero uno, la sessualità è ordinata a cosa? A che cosa serve? All'amore coniugale. Non esiste, cioè, proprio il termine sessualità, no? Non c'è sessualità che non sia al servizio dell'amore. Quando anche tra gli sposi questa cosa viene percepita come non veicolante amore, gli sposi devono confrontarsi, devono parlare, devono inventarsi qualcosa. L'ho detto la volta scorsa, esperienza bellissima di coppie che vivono secondo Dio la sessualità e che ne parlano come di una cosa bellissima. Ma l'esperienza di molte coppie che non vivono, pur essendo unite nel sacramento del matrimonio, la sessualità come scambio di amore e non la vivono bene. Nel matrimonio, attenzione, secondo step, l'intimità corporale, quello che oggi è considerato, come dire, la panacea, la cosa assoluta, è un segno e un pegno della comunione spirituale. È chiaro che tutto questo viene costruito quando? Nel fidanzamento santo. Perché la comunione spirituale, sigillata nel sacramento, si costruisce nel fidanzamento. E solo all'interno di una comunione spirituale, quindi di una vita condivisa, di un dialogo profondo, di un amore scambiato attraverso le premure reciproche, l'affetto mostrato e dimostrato, il farsi carico dei problemi dell'altro, l'essere, l'ho detto la volta scorsa, il primo amico, chi è il mio migliore amico? Mia moglie, se tu sei un uomo sposato. Chi è il mio migliore amico? Mio marito. Questo dovrebbe essere proprio, cioè, non, capito? Dopo Gesù, tua moglie e tuo marito. Ma non ci dovrebbe neanche stare a pensare. Questa è la volontà di Dio sul matrimonio. Allora, se c'è tutto questo, l'unione corporale ne diventa un segno. Siccome noi siamo talmente tanto uniti, già, che ci manca solo questo, lo siamo anche in questo. E diventa una cosa bellissima. Segno e pegno. Bellissimi questi. Ma pegno, sapete che pegno è una garanzia del credito, d'accordo? Quindi è molto importante, no? Dare una cosa in pegno, cioè ti garantisco che a questo io sono fedele, quindi io vivo con te in questa intimità perché sono fedele alla nostra comunione spirituale, perché io mi concepisco con una vita in due, d'accordo? Non in uno, d'accordo? Perché tu sei parte di me. Cioè, questa è la vocazione bellissima, ma impegnativa, elevata, alta al matrimonio, che non è un gioco, una cosa che dice, vabbè, se sposano tutti, mi sposo pure io. Non è così. Andiamo avanti, 2361, step 2. Attenzione, la sessualità, mediante la quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altro con gli atti, attenzioni, propri ed esclusivi degli sposi. Non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l'intimo nucleo della persona come tale. Leggo tutto, poi commentiamo. Essa si realizza, attenzione, in modo veramente umano, quattro sottolineature, familiarizziamoci con questa espressione, in modo veramente umano, solo se è parte integrante dell'amore con cui l'uomo e la donna si impegnano totalmente l'uno verso l'altro fino alla morte. Parte integrante. E qui c'è la citazione meravigliosa del profeta Tobia. Mentre questa espressione del 2361 è stata fatta copia e incolla dalla Familiaris Consortio, documento memorabile di San Giovanni Paolo II, copia e incolla. E mo c'è copia e incolla del profeta Tobia. Leggo: Tobia si alzò dal letto e disse a Sara, chi va a messa tutti i giorni, l'abbiamo sentita qualche giorno fa questa lettura. Sorella, alzati, preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. Prima notte di nozze di Tobia e Sara, e questo si legge durante i matrimoni, questo passaggio, hanno pregato prima di unirsi. Quante coppie lo fanno? Non solo la prima notte di nozze. Io suggerisco di farlo sempre. Sempre. Pregare prima di unirsi. Qual è il problema?
Essa si alzò e si mise a pregare. Poi sentiamo il contenuto della preghiera. E chiedere che venisse su di loro salvezza, dicendo: Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva, sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: Non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamo un aiuto simile a lui. Attenzione, ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine di intenzione. Degnati di avere misericordia di me, di lei, di farci giungere insieme alla vecchiaia, e dissero insieme Amen. Poi dormirono per tutta la notte. Dormirono nella Sacra Scrittura non è chiudere gli occhi per andare a trovare, fatevano una battuta, il dio pagano Morfeo, che era il dio del sonno, è un'altra cosa, insomma, no? Sono tutti quanti grandicelli quelli che ascoltano questa catechesi, quindi capiranno. Attenzione però a questi passaggi. Numero 1. Si parla di atti propri ed esclusivi degli sposi. Ricordiamo tutto quello che ci siamo già detti sulla sessualità. Propri ed esclusivi degli sposi. Vuol dire che fuori del contesto degli sposi, questi atti tanquam non essent, d'accordo? Come se non ci fossero, ok? Propri ed esclusivi degli sposi. Attenzione, uno, questo è un fatto noto oggi, non è un fatto biologico. Gli esseri umani, perdonatemi, non sono come gli animali. Gli animali, quando e come si uniscono, per certi aspetti, disgraziatissimamente, sono diventati nostri maestri, perché agiscono secondo le leggi di natura programmate dal creatore. Si uniscono quando, come tutti quanti sanno, la donna, la femmina, è in condizione di procreare. Però si uniscono, si dice anche nel nostro parlare, come le bestie. D'accordo? Come le bestie. Perché non sono persone. Cioè, per loro quella cosa è una cosa semplicemente meccanica, come dire, stimolata dai loro stimoli impressi dal creatore che in loro ha impresso quel piacere particolare, loro non lo sanno che unendosi si riprodurranno, ma unendosi si riprodurranno. Loro si riuniscono semplicemente per provare quel piacere, ma non possono escludere la vita, non lo possono fare, capite? Cioè, è molto interessante pensare bene alla differenza tra il mondo animale e il mondo personale. Invece gli uomini come si uniscono gli uomini? Come si uniscono gli uomini? È un fatto puramente biologico? È un fatto puramente fisico? Se è un fatto puramente fisico, e qui parlo più ai maschietti, detto fra me e voi, che alle femminucce, che c'è il pericolo che ogni tanto siano un po' troppo polarizzati su questo, manca qualche cosa, cioè tu sei una persona, sei un uomo, non sei semplicemente un mammifero, non lo sei. Tu c'hai l'anima, tu c'hai un cuore. C'è gli affetti, c'è la volontà, c'è la ragione. Prosegue il testo. Questa unione, la sessualità propria ed esclusiva degli sposi, si realizza in modo, attenzione, veramente umano. Ecco cosa vuol dire unirsi da uomini. Se è parte integrante dell'amore. Dell'amore, anzitutto. Se è parte integrante dell'amore. Allora, dire in modo veramente umano è un modo elegante con cui si dice una cosa che anticamente era detta in maniera un pochino più brutale. Allora, vi faccio un attimo, ci arriviamo in maniera soft. Qual è il gesto più bello? Cioè, i gesti dell'amore, l'abbiamo già visto la volta scorsa, credo. I gesti proprio dell'amore bello, quali sono? Un abbraccio, no? Un bacio. Allora, voi capite che per potersi dare un abbraccio e un bacio, bisogna guardarsi in faccia, o no? Gli uomini, tra uomini, ci si unisce così, d'accordo? Se uno fa attenzione al mondo animale, che non si uniscono in modo umano, ma appunto si uniscono in modo animale, rifletta, faccia un pochino, non ci vuole da fare troppi disegni, alla differenza costitutiva che c'è. Questo perché? Perché quel gesto possa essere vissuto sia esteriormente,
che soprattutto interiormente, dentro il contesto dell'amore, parte integrante dell'amore, copia e incolla dalla familiaris consortio. Capite la differenza che c'è tra la sessualità vissuta da due cristiani uniti in matrimonio e da altri? C'è differenza, per carità, può darsi anche che due persone che non sono cristiani, che non sono battezzati, ma che seguendo il proprio cuore si amano veramente profondamente, quindi materialmente, possano fare queste stesse cose. La cosa che non dovrebbe mai succedere è che due cristiani queste cose non le facciano, capito? Cioè è possibile che qualche non cristiano faccia qualche cosa propria dei cristiani. Quello che non dovrebbe mai accadere è che i cristiani facciano cose non proprie dei cristiani. Non so se mi sono spiegato. Spero di sì. E attenzione, l'unione sessuale tra un uomo e una donna, perché Tobia ha detto non per lussuria, e qui adesso poi il catechismo continua, c'è uno step seguente che è una citazione testuale, copia e incolla di un passaggio della Gaudium et Spes, il paragrafo 49, molto importante, un altro copia e incolla. Non per lussuria, la lussuria è un vizio capitale. Allora tu puoi fare l'identico atto, peccando di lussuria, oppure no. Allora, da un punto di vista oggettivo, già sappiamo che il sacramento del matrimonio, da un punto di vista oggettivo, copre gli atti coniugali, nel senso che da un punto di vista oggettivo, nel matrimonio gli atti coniugali sono leciti, non sono qualificabili come fornicazione, dentro il matrimonio. Ma c'è uno step in più. Lo vedremo anche quando si parla, per esempio, della procreazione responsabile. Il discorso sarà molto molto simile. Quindi c'è una dimensione oggettiva, ma quella dimensione oggettiva non dice vabbè, io parlo della dimensione oggettiva, ci siamo, finiti i problemi. No. Ecco il surplus del nostro essere persone e cristiani. Ecco perché non si può ridurre questo a una mera norma, capito? Che devo fare? Tu puoi anche fare tutto quanto correttamente dal punto di vista esteriore, ma ancora non essere arrivato, non per lussuria. Questa è una disposizione interiore. In un'ottica di espressione reciproca e di parte integrante dell'amore che noi ci doniamo e che viviamo. Allora sì. ...2362, anche qui Gaudium et Spes dirà delle cose molto, molto, molto chiare. Leggiamo. Gli atti coi quali i coniugi si uniscono, attenzione, in casta intimità, sono onorevoli e degni, e, ancora, compiuti in modo veramente umano, a Redinghete dicono a Roma, favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi. È solo in questo senso la sessualità si può definire come qui viene definita sorgente di gioia e di piacere. Ok? Allora, ripercorriamo. Casta intimità. Abbiamo già visto che tra gli sposi c'è la castità coniugale. E qui, con quello che ci siamo già detti, non dovrebbe essere molto difficile comprendere dei peccati che si possono commettere, sotto questo punto di vista, anche dentro il matrimonio. O no? Non ci vuole la scienza infusa. Perché, per esperienza, io vi dico, se una coppia si interroga e sta a questo testo, qui si parla sempre di atti coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità, possono essere atti di casta intimità quelli che si vedono per esempio in certi film
che è meglio non qualificarli a luci rosse? Sono atti di casta intimità? Cioè, ma noi siamo sposati in chiesa? Domanda, io sto provocando, non dico la risposta, eh. Se uno va a leggere i manuali di altri tempi, vedrà tutte quante le risposte, nei minimi particolari. Vedete, qui c'è scritto in casta intimità. Ma che significa? Casta intimità. Intimità, eh? Ma casta. Compiuti in modo veramente umano. Torniamo a quanto ci siamo già detto, cioè come si uniscono gli uomini esteriormente e come si devono unire gli uomini interiormente, cioè come espressione di amore e di mutua donazione reciproca. Allora va tutto bene. Allora va tutto bene. Prosegue. Il creatore ha stabilito che nella reciproca donazione fisica totale gli sposi provino un piacere e una soddisfazione sia del corpo sia dello spirito. Quindi gli sposi non commettono nessun male cercando tale piacere e godendone. Attenzione però, dentro questo contesto. Quindi c'è un contesto prima sacramentale, d'accordo? Che quindi ne circoscrive l'ambito oggettivo di liceità. E poi c'è un contesto, lo possiamo definire esistenziale, che richiede casta intimità e modo veramente umano. D'accordo? È sufficiente per chi vuole capire, capire. E se qualche coppia o sposo, vedendo queste cose, capisce che forse qualche cosa non funziona o non ha funzionato, beh, ecco, approfondisco un esame di coscienza e sono cose da confessare, eh? Cioè le mancanze alla castità coniugale vanno confessate. Quindi, dentro l'attuale economia, gli sposi non commettono nessun male cercando tale piacere, accettano ciò che il creatore ha stabilito per loro. Attenzione, ma tuttavia gli sposi devono saper restare nei limiti di una giusta moderazione. Esiste la temperanza, perché nonostante l'ambito sacramentale e nonostante l'integrazione della sessualità dentro l'amore umano, quindi dentro la persona, dentro un contesto d'amore, nell'orizzonte dell'intima castità coniugale, essendo comunque un piacere sensibile, come tutti i piaceri sensibili, è soggetto alla virtù cardinale della temperanza. Così la televisione, così il mangiare, la gola, così la musica. Quando c'è un piacere sensibile, l'alcol, d'accordo? Quando c'è un piacere sensibile, scatta immediatamente la virtù della temperanza, perché sono comunque piaceri sensibili. Quindi sì, quelli che sono leciti, con moderazione. Io sto leggendo il catechismo, non sto dicendo cose mie. 2363, l'unione degli sposi, mediante l'unione degli sposi, si realizza il duplice fine del matrimonio. Ecco un altro aspetto fondamentale. Il bene degli stessi sposi e la trasmissione della vita. Non si possono disgiungere questi due significati o valori del matrimonio senza alterare la vita spirituale della coppia e compromettere i beni del matrimonio e l'avvenire della famiglia. Un principio fondamentalissimo, ulteriore, è l'indisgiungibilità del fine unitivo dal fine procreativo negli atti coniugali. A differenza degli animali, gli animali si uniscono solo quando è possibile la procreazione. Gli uomini non soltanto possono unirsi anche in periodi in cui la procreazione non c'è, ma possono anche positivamente tirarla fuori, non volerla. Quando questa esclusione
non dipende, lo vedremo, da circostanze oggettive non attribuibili alla volontà, ma dalla volontà degli sposi, usando strumenti inadeguati e oggettivamente disordinati. Tu puoi averci pure il contesto dell'amore umano, puoi averci pure il contesto del matrimonio, puoi averci il contesto è violata la casta intimità. Non è più rispettata perché dentro la casta intimità, quindi dentro la castità coniugale, rientra l'uso della sessualità in maniera oggettivamente conforme alla volontà del creatore. La riproduzione sessuata, d'accordo, si chiama appunto riproduzione sessuata perché lega al compimento di quegli atti la possibilità della nascita di una vita. Mi pare di avervi già detto che c'è un filone enorme, mi ricordo se in questo contesto, sì, proprio in questo contesto probabilmente, che parte dall'età patristica, dove non è affatto sicuro che questa fosse la forma di riproduzione pensata da Dio per gli uomini. Ma dopo il peccato originale è sicuramente così. Lo era anche prima, non lo sappiamo. Dopo sicuramente è così. Ok? Ed essendo così, siccome noi siamo esseri umani, noi siamo intelligenti, quindi noi possiamo, numero uno, trasformare la sessualità in arte raffinata di produzione nei più impensabili modi di quella forma particolare del piacere sessuale che è. Non voglio nominarlo, il termine tecnico con cui si designa il piacere sessuale. Noi esseri umani, ce ne possiamo inventare quanti possibili e immaginabili, no? Sono stati scritti anche dei testi che sono molto famosi, io non li nomino perché non gli voglio dare anche l'importanza di nominarli, ma tutti sanno che esistano. Che cosa sono? Tecniche raffinate per tirare fuori il massimo piacere possibile da questo mondo. Gli uomini questo lo possono fare. Gli uomini possono disgiungere il fine procreativo da quello unitivo. Come no? Sono intelligenti, se ne sono inventati miliardi di modi. Oggi ci sono quelli contemporanei, moderni. In passato c'erano altri, lo vedremo a suo tempo. Quindi capiamo cosa si muove dentro il contesto della castità coniugale. L'amore coniugale dell'uomo e della donna prosegue, così posto sotto la duplice esigenza della fedeltà, quindi salvaguardia dell'unione, e della fecondità. Vediamo se riusciamo a trattare entrambi questi temi. Spero e credo di sì. Ah, per quanto riguarda la fedeltà matrimoniale, attenzione, qui faccio una piccola parentesi, è qualcosa di sacrosantissimo. Anche perché tra gli sposi cristiani è sigillata anche da un sacramento. Per far capire un po', cioè, voi sapete, no? Se una persona prende un'ostia consacrata, ok? E volontariamente la sfregia, quindi la butta per terra, ci sputa sopra. Sto usando esempi un po' brutali per far capire. Quella persona è scomunicata ipso facto, perché sta oltraggiando un sacramento dove c'è la presenza reale di Gesù. Ok? Quando abbiamo parlato del sacramento del matrimonio, io ho cercato di spiegare che in chiesa entrano due esseri umani. Quando escono dalla chiesa, quei due esseri umani già sono uniti, cioè già Dio ne vede uno, non sono più due, ma uno. Dopo la prima notte di nozze, questo già essere uno diventa indissolubile. Quindi gli sposi, figlioli miei cari, il mistero che celebrano gli sposi è questo: continuano ad essere due individui, ma quindi sono sempre uno. Per cui l'adulterio, a cui oggi si dà ben poca importanza, una volta, come ben sappiamo, qui si stracceranno le vesti laicisti, ma una volta l'adulterio era reato del codice penale. D'accordo? Io me lo ricordo quando studiavo diritto penale.
c'erano ancora scritte, poi c'era il comma abrogato dalla legge Fortuna del 1970, articolo abrogato dalla legge Fortuna, io non lo ricordo però. L'adulterio è una cosa di una gravità inaudita, è un peccato gravissimo, non è, ma che sarà mai? La scappa, è un peccato gravissimo, è un peccato gravissimo. Ah, in altre circostanze, e io ho raccontato che nei primi secoli della Chiesa c'era una corrente, si discuteva su questo. Ricordate che Gesù aveva detto nel Vangelo, quando parlava del peccato contro lo Spirito Santo, dice: il peccato contro lo Spirito Santo non sarà rimesso né in questo mondo né nell'altro mondo. Per cui qualcuno, come dire, stava elaborando, diciamo così, una dottrina che poi non è mai diventata patrimonio del magistero, però è circolata. Io adesso non ricordo, perché sono studi fatti 25 anni fa, se questa circolazione si è poi tradotta in attuazioni concrete anche nell'amministrazione arcaica del sacramento della penitenza. Non lo ricordo. Ma che questa dottrina c'era, lo ricordo bene. Allora, cosa dicevano? Dice, ci sono dei peccati che, dice, non si può rimettere né in questa vita né nell'altra vita. Allora, cominciano a pensare, non è che ci stanno dei peccati che sono così gravi che il Signore se ne è riservata l'assoluzione dopo la morte, a condizione che si sia fatta penitenza per tutta la vita. E la risposta, in una corrente, era affermativa, e dissero anche quali. Sapete quali erano? 1. L'apostasia. Tu sei stato catturato per la tua fede cristiana, ti hanno messo davanti il solito braciere con gli idoletti, dice, brucia l'incenso, se no ti ammazziamo. Hai bruciato l'incenso, hai apostatato. Secondo, pensiamo oggi si stanno riunendo. Ho letto nei giorni scorsi per trasformare l'aborto in un diritto umano, pensate un po'. Che differenza, no? Nei primi secoli l'aborto, in quanto omicidio volontario, rientrava in quei peccati per i quali avresti dovuto fare penitenza per tutta la vita e sperare che il Signore ti perdonasse al termine della vita. E qual era il terzo? L'adulterio. L'adulterio. L'adulterio, questa è una mia digressione, c'è scritto sul catechismo, eh? Reminiscenza degli studi di liturgia, soprattutto, adesso non c'è tempo di parlare adesso, dell'evoluzione nel corso dei secoli del sacramento della penitenza, che è sempre lo stesso sacramento, ma ha avuto forme di celebrazione differenziate e variegate. Ne abbiamo parlato, sicuramente ne ho parlato quando abbiamo fatto in questa sede, in questo ciclo di catechesi, il sacramento della penitenza, no? Allora, l'adulterio è una cosa gravissima, gravissima, perché va a toccare, va a profanare un sacramento. Non è la stessa cosa, ma è una cosa analoga al prendere un'ostia e buttarla per terra. Analoga, attenzione, perché è molto più grave prendere un'ostia e buttarla per terra, per carità, eh? Lì c'è la scomunica, ok? Ecco. Però tu vai a toccare un sacramento. Sono come quelle persone che, insomma, cioè, voglia il cielo che non sappiano quello che fanno. Cioè, che adesso vanno, lo dico, insomma, vanno in giro a farsi sbattezzare. Quindi c'è un attacco formale e diretto al sacramento del battesimo, che per avere quel sacramento Gesù ha passato quello che ha passato. E ha detto chiaramente nella scrittura: chi non rinasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Una persona che si fa sbattezzare, è chiaro, non si toglie il sigillo dall'anima, non glielo toglie nessuno. L'unica cosa che si può fare è annotare sul registro di un battesimo, con l'intervento, la procedura deve fare il vescovo, un macello, che questo non vuole avere niente a che fare con la Chiesa Cattolica. Ma una cosa di questo genere è di una gravità inaudita. È uno dei peccati più gravi in assoluto che si possa commettere. È un peccato contro lo Spirito Santo, sicuramente. Per questo che dico, speriamo che non sappiano quello che fanno. Che
Che penitenza si potrà fare per rimediare un peccato di questo genere? Ma. Io sinceramente non lo so. Inorridisco soltanto al pensiero, insomma, no? Allora, questo vede, con i sacramenti bisogna fare attenzione. Sono delle cose grosse, sono delle cose serie, con i sacramenti non si scherza. Allora, riprendo la lettura del Catechismo, numeri 2364 e 2365. La coppia coniugale forma un'intima comunità di vita e di amore che è fondata dal creatore, strutturata con leggi proprie e stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale, che comporta la fedeltà. Gli sposi si donano definitivamente e totalmente l'uno all'altro, definitivamente e totalmente. Non sono più due, ma formano una carne sola. L'alleanza stipulata liberamente dai coniugi impone loro l'obbligo di conservarne l'unità e l'indissolubilità, che abbiamo visto, per volontà del Creatore, non è fondata sul sacramento. Il sacramento la rafforza, ma è fondata già nel diritto naturale, nella creazione maschio e femmina, nelle parole del libro della Genesi. L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto, disse Gesù nel Vangelo, richiamando i versetti della Genesi: per questo l'uomo si unirà a suo padre, a sua madre, i due saranno una carne sola. La fedeltà, 2365, esprime la costanza nel mantenere la parola data. Altro aspetto fondamentale: Dio è fedele, il sacramento del matrimonio fa entrare l'uomo e la donna nella fedeltà di Cristo alla sua Chiesa. Mediante la castità coniugale, che comporta evidentemente il divieto assoluto dell'adulterio, essi rendono testimonianza a questo mistero di fronte al mondo. San Giovanni Crisostomo suggerisce ai giovani sposi di fare questo discorso alla loro sposa. Qui è proprio bellissimo queste parole: ti ho presa tra le mie braccia, ti amo, ti preferisco alla mia stessa vita. Infatti l'esistenza presente è un soffio, e il mio desiderio più vivo è di trascorrerla con te, in modo tale da avere la certezza che non saremo separati in quella futura. Metto l'amore per te al di sopra di tutto e nulla sarebbe per me più penoso che il non essere sempre in sintonia con te. Questo è il matrimonio cristiano. Questo. Vedete i santi padri della Chiesa? Che fenomeni! Queste sono parole di San Giovanni Crisostomo, tratte dalle omelie sulla lettera agli Efesini. No, ricordate, gli Efesini: per questo l'uomo lascerà suo padre, non sono più due ma una carne sola. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, no? E questo per quanto riguarda la fedeltà. Quindi, a prova di boh, è una cosa importante: la fedeltà è la parola data. Cioè, mi sto innamorando di un altro, ti disinnamori. Cioè, alla prima avvisaglia, tu devi alzare le antenne. Io da prete, io ho dato una parola il giorno che mi sono ordinato prete. E a quella parola devo essere fedele. Io ho dato liberamente la mia vita al Signore e alla Chiesa, rinunciando al matrimonio e a tante altre cose. Il nostro Signore mi chiederà conto se sono stato fedele a quella parola data. E dobbiamo essere fedeli alla parola data. A questo, come in altre cose, la fedeltà alla parola data, come il fatto di non mentire mai, amici miei cari, sono delle virtù bellissime. Perché se tu sei fedele alla parola data, tutti lo sanno, e se tu dici una cosa, fai una promessa, e tutti sanno, mi ha dato la sua, non occorre altro, mi ha dato la sua parola. E questa è una bella cosa. Le bugie non le dice mai. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Non giurate affatto, perché il vostro parlare sia sì e non no. Quello che si dice deve essere sempre vero. Poi lo parleremo a proposito dell'ottavo comandamento, quando ci arriviamo. Io posso non dire tutto, e in molti casi devo non dire tutto, ma quello che dico deve essere sempre vero. Ora veniamo alla fecondità del matrimonio. Che dal matrimonio nascono i figli.
La fecondità è un dono, un fine del matrimonio. Il matrimonio, secondo la dottrina, diciamo così, contemporanea, ha due fini: la procreazione e l'intima unione degli sposi. Secondo la dottrina tradizionale, che adesso passa un pochino in sordina, che però secondo me non è proprio del tutto da mettere in soffitta, mio parere personale, c'è un terzo fine del matrimonio, che è il remedium concupiscentiae. Perché tutte le cose che ci stiamo dicendo sono molto molto belle, ecco. Ma dopo il peccato originale c'è il problema della concupiscenza, che apre tutta quanto una serie poi di problematiche morali, no? Cioè, San Paolo scrive nelle sue lettere, nella prima lettera ai Corinzi, se uno non sa resistere e arda, si sposi, in maniera molto molto prosaica. Però quella è parola di Dio, quindi non la possiamo accantonare come se niente fosse. Cioè, sta dicendo in maniera molto molto prosaica che se a qualcuno il dono della continenza perfetta al Signore non lo fa, deve anche ricordare che l'unica via lecita di esercizio della propria sessualità è il matrimonio. E questo comporta anche, sì, che fermo restando la tensione che abbiamo visto, ecco, ci sono poi anche delle attenzioni, quindi conta la tensione, non conta l'attenzione, che devono essere osservate. D'accordo? In morale classica, basta leggere Sant'Alfonso, si diceva l'ingiusta negazione, quindi il sottrarsi alla vita coniugale in senso stretto, cercate di capire, senza che ci sia un giusto motivo, è peccato. Bisogna dirlo questo qui, in qualche modo, perché che succede se un uomo, poverino, un uomo che non abbia un dono straordinario da parte di nostro Signore come quello della continenza, che la dà a chi la deve ricevere se la custodisce, ma una persona che vive nel matrimonio non deve ricevere dal Signore il dono della continenza, deve ricevere il dono di poter vivere la castità coniugale. Però è chiaro che se così, per un capriccio, speriamo che non succede, di una sposa un pochino co così, gli viene sottratto l'uso del matrimonio per un mese, 2 mesi, 3 mesi, ma sto poraccio che fa? Scusatemi se sono adesso divento un pochino prosaico. Lo esponi all'occasione prossima di peccato. E che cosa succederà? Ci sono tre gradazioni. Se va bene, peccato simile a quello degli adolescenti. Se va male, frequentazioni con qualche persona impegnata nel compimento del mestiere più antico del mondo. E se va peggio ancora, intessera una relazione extraconiugale. Quindi, dentro questo orizzonte, perché i valori e la tensione verso la santità sono sempre elevati, poi però ogni tanto bisogna scendere coi piedi per terra e capire anche che questa tensione è un cammino, ecco, però deve essere svolto dentro la cornice del buon senso. Spero di essere stato chiaro, non vorrei, insomma, spendere altre parole su questo punto, che però è doveroso, cioè l'esperienza pastorale di direzione spirituale e anche di confessore, non c'è. Va bene. La fecondità è un dono, un fine del matrimonio. Infatti, l'amore coniugale tende per sua natura ad essere fecondo. Il figlio non viene ad aggiungersi dall'esterno al reciproco amore degli sposi, sboccia nel cuore stesso del loro mutuo dono, di cui è frutto e compimento. Perciò la Chiesa, che sta sempre dalla parte della vita, e anche qui San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, copia e incolla questa espressione, la Chiesa sta dalla parte della vita, sempre. Insegna che qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto per sé alla trasmissione della vita. Paolo VI, Umane Vitae, che qui sarà ampiamente
citata. Tale dottrina, più volte esposta dal Magistero della Chiesa, è fondata sulla connessione inscindibile, qui viene ribadito, che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere, attenzione, di sua iniziativa, tra i due significati dell'atto coniugale, il significato unitivo e il significato procreativo. Chiamati a donare la vita, gli sposi partecipano della potenza creatrice della paternità di Dio nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla, che deve essere considerato come la loro propria missione. I coniugi sanno di essere cooperatori dell'amore di Dio creatore e come suoi interpreti, e perciò adempiranno il loro dovere con umana e cristiana responsabilità. Detti in altre parole, nel discernimento circa la vocazione al matrimonio, questa componente è fondamentale, perché nella economia della vita così come è oggi, che è l'unica che esiste, di fatto è l'unica che esisterà fino alla fine del mondo, gli uomini nascono all'interno di una famiglia, di una relazione uomo-donna, e dentro il sacramento. Sappiamo bene che questa cosa, come abbiamo già visto, oggi è facilmente controllabile e manipolabile dalla volontà dell'uomo. Allora, perché il volere i figli, quindi non soltanto l'accettarli, ma l'avere l'intenzione di metterli al mondo, condiziona la validità stessa del matrimonio, perché l'esclusione della prole è una delle cause di nullità del sacramento del matrimonio, una delle più classiche. È chiaro che dinanzi a questo ci si deve porre con umana e cristiana responsabilità. Adesso qui vedremo dove ci sarà un minimo al di sotto del quale non si può andare. E dentro questo e sopra questo minimo, ecco qui di nuovo ritorna la libertà personale. Perché anche su questo punto, attenzione, che il discorso che ho fatto nell'introduzione vale ancora di più. Quanti figli voglio fare? Da zero, quindi da chi li esclude, a tutti quelli che Dio mi manderà. 14, 15, 16, dico, Santa Caterina da Siena, questo perché nessuno si scandalizzi, era la 24esima, credo di 25 figli, che non fosse manco l'ultima. Per cui noi ci abbiamo avuto Santa Caterina da Siena perché i genitori, due eroi, hanno fatto 25 figli. Tutti devono fare 25 figli? No. D'accordo? O meglio, se tutti arrivassero a qui, sarebbe certamente cosa gradita al cielo. Chi non ci arriva deve capire il termine al di sotto del quale non può andare se vuole rimanere nella volontà di Dio. E il resto, figlioli miei cari, la vita ce la giochiamo sulla base di tutta quanto una serie di scelte che dobbiamo fare, sapendo che quello che si fa si ritrova non soltanto in paradiso, ma anche qui. Perché io l'ho viste con gli occhi miei. Le persone anziane con famiglie numerose, con 4, 5, 6, 7 figli, io ricordo un particolare, tanto non dico chi sono, c'era una coppia bellissima, in chiesa, ma veramente dei anzianissimi, forse ultra novantenni, primo banco, mano nella mano come se fosse il primo giorno del matrimonio. Quando a un certo punto non potevano più andare in chiesa, chiaramente gliela portavo io la comunione a casa e ci trovavo sempre i figli, i nipoti, e mi dissero, dice, la nostra vita è una vita benedetta. E sì, adesso dobbiamo stare in casa, non stiamo mai da soli, i figli ci portano in palma di mano, ci abbiamo, non mi ricordo quanti nipoti, ma ce l'hanno avuto una ventina di nipoti, insomma circa. Per quello che si fa, si ritrova. Ho visto persone anziane col figlio unico, speriamo che il figlio unico gli sia venuto, che non sia stata una scelta, perché se tu arrivi a 80 anni con figlio unico e magari vive negli Stati Uniti, starai da solo. Ma non solo. Come si presenta al cospetto di Dio una coppia che
senza essere indotta da nessuno, senza sentirsi coartata, perché è una libera scelta, però ha scelto di aprirsi alla vita, generosamente, magari anche fidandosi un po' del Signore, perché dice, sai, affidiamoci pure un po', non in maniera scriteriata, ma affidiamoci pure un po', no? C'è il Vangelo. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, eppure il Padre vostro li alimenta, no? Guardate i gigli del campo, non fiorano, non tessono, ma Salomone non vestiva come loro. Cioè, dentro questa ottica però ci deve essere un processo di maturazione della coppia condivisa. D'accordo? Perché una donna non può andare, cioè, che è terrorizzata di rimanere incinta. Questo non può essere questo qui, no? Non è una cosa, cioè. Ci mettiamo a punto perché il tempo è quasi finito, questo dobbiamo affrontarlo con calma, l'abbiamo soltanto introdotto, no? Però cominciamo a entrare anche qui nell'ottica. Chiudo da dove sono, da dove è partita questa catechesi di questa sera. Entriamo nell'ambito di nuovo della libertà e della responsabilità. Cioè, noi non dobbiamo, cioè, le scelte devono essere ponderate. Ponderate, io conosco tante persone che arrivate in età dove i figli non le possono fare più, piangono, si sono pentiti perché ne hanno avuti uno o due di figli, non perché gliene sono venuti uno e due, ma perché si sono chiusi alla vita e non sempre in maniera lecita. Arrivata a una certa età, purtroppo, non ci può fare più niente. Cioè, perché la natura ha fatto il suo corso, è finita la questione, capito? Quindi chi ascolterà queste cose, le coppie giovani, le coppie dei fidanzati, capiscano che la prossima volta vedremo, la Chiesa ti dice, guarda, se scendi al di sotto di questa soglia, commetti peccato, perché la Chiesa ha questo compito e anche io ce l'ho, ho detto anche questa sera, ecco, quindi se scendi al di sotto di questa soglia, commetti peccato. Se stai dentro questa soglia, non commetti peccato, ma ti accontenti di non commettere peccato? Oppure vuoi dilatare un pochino gli orizzonti? Queste sono scelte personali. Le scelte personali però hanno delle conseguenze nella vita eterna, anzitutto. Cioè, faccio una domanda. Una coppia che si è aperta alla vita, una povera donna che si è sfatta 10 gravidanze, santo cielo, abbiate pazienza. Hanno tirato su 10 figli, con tutti i sacrifici che questo comporta. Io non ce li ho avuti, ma mi immagino, insomma, no? E i pannolini, e i pianti, e gli strilli, cioè, e le pappine, e le cose, cioè, e cioè, tutti quanti i soldi che c'è, le rinunce, i sacrifici che si devono fare, che a meno che uno non abbia una villa statunitense, anche come gli spazi compressi dentro casa, tutti mandati a scuola, cioè, ragazzi, ma scusate, ma chi si presenta dinanzi, così dinanzi al nostro Signore avrà la stessa sorte nella vita eterna di una famiglia che per egoismo, uno, massimo due, e poi basta, perché se no. Cioè, sono domande retoriche, no? Non voglio, cioè, però queste cose bisogna dirsele, no? Bisogna pensarci fino a quando è tempo, fino a quando siamo ancora in tempo. Non è la stessa cosa. Non è detto che tutti ce la possano fare, non è detto che tutti ci arrivino, ma non è la stessa cosa. O no? Ecco, però è importante che a questo ci si arrivi insieme, nella coppia, come libera scelta di dire al Signore è come investimento. Cioè, ci credi nel paradiso? Perché quelli lì in paradiso staranno in alto, staranno. E a mio avviso molto più in alto come dire, di ministri di Dio magari un po' tiepidi o di suore un po' tiepide, molto più in alto. E ti ritornano anche in vita. Perché nella vecchiaia è un'altra cosa, se hai fatto 10 figli, ce ne saranno almeno 2-3 che non ti lasciano da solo come un cane su 10.
e anche dal punto di vista vocazionale. Magari tu uscirà fuori un prete e ti pare piccola la grazia di averci un prete in famiglia. Va bene, approfondiremo queste cose la prossima volta. Adesso volevo soltanto cominciare a sollecitare una riflessione che poi la prossima volta condurremo sempre guidati dalla sapienza della Chiesa per determinare l'ambito di confine tra bene e male e l'ambito in cui la libertà si può esercitare ed aprirsi in maniera graduale, sempre più grande, fino ad essere limitata a quello che Dio vuole donare alla coppia. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga. Alla prossima!